Sono stati considerati gli angeli, gli eroi della lotta al Covid per avere lavorato senza sosta sin dai primi mesi dell'emergenza e fino a dicembre scorso anche senza essere vaccinati. Sono i 130 OSS, operatori sociosanitari dell'ospedale Covid di Pescara e delle strutture di Penne e Popoli. Dal 30 aprile sono a casa perché il contratto non è stato rinnovato e oggi hanno manifestato a Pescara davanti la sede della regione. Sentiamo le voci di Pina e Stefano. Io ho tre ragazzi e comunque quando tornavo a casa non mi ci potevo avvicinare perché non ero ancora vaccinata, quindi era facile prendere un virus. Lavorando in rianimazione, dove i pazienti comunque sono intubati, sono tracheostomizzati, è facile comunque essere contagiati e noi veramente abbiamo rischiato tanto e siamo stati pressati anche a livello morale ma dalla situazione, e adesso invece di darci una premialità loro ci abbandonano. Abbiamo messo in gioco la nostra vita quando molte persone si sono tirate indietro. Noi ci siamo ritrovati sotto organico durante tutte le ondate e siamo stati costretti a fare turni massacranti. Senza, come ha detto mio collega, senza poter bere, senza poter mangiare, mettendo a rischio la nostra vita, senza poter andare in bagno, tornando a casa aver paura di abbracciare un figlio, un fratello, una madre. Questo non è giusto. La ASD ci ha risposto dicendoci che cercava gente formata e qualificata per l'emergenza Covid. Chi più di noi è formato e qualificato, che abbiamo fatto tutte le ondate? Il Covid non si studia sui libri. Il Covid lo abbiamo vissuto noi sulla nostra pelle, perché ci sono stati anche colleghi che si sono ammalati, e l'abbiamo vissuto dentro, perché noi abbiamo dovuto sostenere persone che sono morte, persone che ci dicevano ho paura. A chiedere giustizia per loro anche il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari e il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo. Domanda, la rifaccio oggi al Presidente della Regione, l'assessore regionale alla Sanità: cosa vogliamo fare di queste 130 famiglie? C'è la soluzione, servono, reinseriamoli e stabilizziamoli. Io non voglio vedere più precarietà. Due, far scorrere la graduatoria, un'altra soluzione, potremmo arrivare tranquillamente a loro perché servono centinaia e centinaia di OS, prevedere una vera clausola di salvaguardia che vada a recuperare queste esperienze. Se si vuole fare, si può fare, ma io voglio, ripeto, una risposta politica e non tecnica. La ASL ha risposto, ma io non voglio la risposta della ASL. Pretendo la risposta politica, i politici mi devono rispondere e dire, perché la sanità è governata da Regione Abruzzo, dalla politica regionale. Adesso la Regione, cioè la politica, dovrebbe sentire la ASL e fare un provvedimento ad hoc. Gli strumenti ci sono, gli impegni sono stati presi con questi ragazzi e sono stati presi anche al Consiglio regionale. L'unica cosa che non possono fare è nascondersi e far finta che il problema che hanno creato loro non esista.